Gente, cosa dice qua? Sono incazzati, anche perché era uno dei pochi viali di Milano largamente piantumato e alberato. È la cosa più brutta che abbia visto. Perché? Una cosa che non avrei mai immaginato. Ah. Non so perché le stanno tagliando. Per la metropolitana ed è una grandissima brutta cosa. Stavo usando un altro aggettivo. Non credo che per fare la metropolitana ci sia bisogno di tagliare gli alberi, perché la metropolitana sicuramente sarà sotto le fognature, sotto i pilastri dei palazzi, sotto le linee e le condutture dell'acqua. Penso che le radici non arrivino a tale profondità, quindi tagliare gli alberi sicuramente non serve per fare la metropolitana. E allora perché lo servirà fanno? Per fare i parcheggi. Costerà meno manutenzionare le piante. Si farà spazio per fare i parcheggi, un bel parchimetro, il comune risparmia soldi nella manutenzione delle piante e ci guadagna nel mettere parcheggi a pagamento. Bella idea, eh? Cosa ne pensa di questo tramo? Penso che è uno squallore è una grande stupidaggine. Perché? Ma perché? Perché la distruzione degli alberi a mio avviso non ha senso. E per quanto riguarda questa linea metropolitana, se ha una ragione d'essere da Linate a San Babila, non ha nessuna ragione d'essere da qui a una piazzale Tirana. Piazzale Tirana è una piazza squallida e abbandonata. Il fatto di far vista per la metropolitana sarebbe giustificato solo da una speculazione immobiliare. È un delitto, perché hanno fatto le linee metropolitane in via Manzoni, in via Carducci, da tutta Milano, su delle strade più strette di queste. Quindi bisogna di abbattere gli alberi. Certo. Se lo sono inventato loro. Perché sia un'idiozia. Perché? Perché si poteva fare sicuramente in un altro modo, come d'altra parte era stato presentato nel progetto della società del concorrente. Questo non lo sapevo. Per cui potevano scavare sotto senza tirare giù gli alberi. E comunque tirare giù degli alberi a Milano è veramente una cosa assurda. Comunque ringraziamo Maran di questa bella opera. Ma la gente qua intorno, vicino al parco solare, cosa dice? La gente qua intorno purtroppo fino a poco tempo fa non se ne occupava o non era informata della cosa. Ah. Poi adesso tutti si preoccupano, ma quando ormai è troppo tardi. C'è stato un comitato che ha cercato di evitare danni peggiori, per esempio inizialmente, secondo il progetto iniziale, dovevano tirare giù anche gli alberi di via Dezza. Purtroppo non si è occupato invece degli alberi di via Poppa. Ma chi ha messo quei simpatici cuoricini? Non lo so, sono qua da più di un mese. Ah. Sono gli stessi che sono stati messi in via Mahon, dove anche lì volevano tirare giù gli alberi, ma lì per fortuna mi sembra sono riusciti a limitare. Io sono da 22 anni qua, vedere questa via senza alberi è una cosa un po' triste. Ma cosa sono? Platani? Sì. Pioppi, platani. Comunque sono alberi secolari. Ma la gente di questo palazzo, ad esempio, cosa dice? Basta leggere quella lettera che c'è su quell'albero, scritta da una ragazzina, e si capisce tutto da quella lettera. Questi alberi sono stati testimoni di una storia. Perché? Una storia? Una storia di quartiere, una vita di quartiere, no? Quindi è come se si togliesse un pezzo di vita a questo quartiere, perché sappiamo che le piante sono vita, no? Sono energia.
e senza di loro è come se mancasse un qualche cosa di concreto, di reale. Cosa ne pensa, signora, di questa... Ma ogni giorno vedo una pianta tagliata e mi piange il cuore. Se è per la viabilità, non c'è stata nessuna possibilità finora di interferire con questo scempio, vuol dire che è proprio necessario, mi auguro che lo sia, che porti qualche beneficio, non so quale, ma comunque in una città, in una metropoli, immagino che ci siano problemi di viabilità e di poter ricongiungere le varie linee metropolitane. Spero che sotto ci sia veramente una, diciamo, la possibilità di avere un beneficio, se non altro, non un peggioramento. Sicuramente dal punto di vista ambientale, sicuramente so che è un degrado, però... Cosa ne pensa di questi alberi? Sono che... arrabbiata. Perché? Perché li tagliano. Ne penso che è un disastro. Perché? Un danno impressionante. Cioè adesso qua non lavoreremo più, noi. Non so che fine faremo. Se chiudono la strada, cosa fanno, cosa non fanno. Nessuno sa niente. L'unica cosa che so è che tutti devono incatenarsi per gli alberi. Non abbiamo visto nessuno. Spariti tutti, Non ci sono forse catene, lucchetti? Esatto, non si riesce a capire come mai. Ma la gente qua comunque cosa dice? Sono tutti preoccupati, nel senso... Ma per gli alberi? Lavori, no, soprattutto per gli alberi, ma poi per i lavori, cosa faranno, cosa non faranno, come scaveranno. Nessuno sa niente qua, non lo so, non riesco a capire. Non sappiamo neanche se possiamo tenere il gazebo, se non lo possiamo tenere. Vi hanno lasciato penso che ci daranno una comunicazione. Non sappiamo neanche se teniamo il gazebo. Cosa vi mai, che stronzate dici? Lascia perdere. Sono cose che non decidiamo noi. Esatto. Lascia perdere, su. Cosa ne pensa di questi alberi tagliati? Terribile. Ma cosa succede qua in Via Foppa stamattina? Non vedo giornalisti, non vedo stampa. Una bella domanda questa. Quello che succede, credo lei l'abbia ripreso abbondantemente, stanno tagliando alberi che avranno 70-80 anni. E l'unica differenza è che lo sta facendo la Giunta Pisapia e quindi evidentemente per la Giunta Pisapia tutti gli ambientalisti sono disposti a chiudere non uno ma tutti e due gli occhi e anche chiudersi le orecchie e chiudersi anche la bocca. Vede che non c'è nessuno, sono riusciti a zittire i comitati di quartiere evidentemente, stanno facendo un disastro ambientale per fare qualcosa che non si sa bene se sia e se sarà poi utile per i cittadini milanesi oppure no, perché si parla addirittura invece della costruzione al posto di questi posteggi gratuiti di posteggi a parchimetro e quindi... Cosa vuoi dire quindi che la Milli Moratti non verrà a incatenarsi a quel platano che stanno per tagliare? Io sono convinto che la Milli Moratti non verrà, credo che sia già a Portofino sulla sua barca. Allora verrà Monguzzi magari. Non verrà Monguzzi, io sono convinto che non verrà nessuno di questi signori che si dicono ambientalisti, se c'è il centrodestra che governa Milano e che invece si dimenticano completamente di quello che sta succedendo, se c'è invece la giunta Pisapia. Quindi questa è la Spoon River degli alberi di Via Foppa? Direi proprio di sì, è la Spoon River, ma soprattutto è la completa mancanza di correttezza e di comportamento, minimo comportamento insomma corretto davvero nei confronti degli alberi dei cittadini milanesi, di Milano, che già ne ha poco, anzi non è. Penso che è un delitto. Perché? Ma secondo lei è un bene? No, io non abito qua però. Ecco, allora io abito là. Ah, ma chi è che ha messo quei cuori? La gente che amano il verde. Ah, ho capito. Beh,
siccome lo amiamo il verde, perché tutti questi disastri sono dovuti proprio alla cattiveria dell'uomo che stirpa il verde, e allora succede che i ghiacciai si sciolgono. E noi siamo... Beh sì, effettivamente. Vabbè. Tutto quello che succede, la colpa è dell'uomo. Certo, certo. Qui così è. Ma fare tutto questo delitto, perché questo è un delitto veramente proprio, è proprio. Questo è il nostro ossigeno. Ah, beh, certo, è vero. Se cominciano a toglierci l'ossigeno, noi si finisce tutti per essere pallidi come me. Ciao a tutti, vivo in via Foppa, una via bella piena di negozi e di vitalità. O meglio dire, questo era quello che era via Foppa prima delle mie vacanze estive. Sono partita a luglio, ma non immaginavo nemmeno lontanamente che quella sarebbe stata l'ultima volta che percorrevo il viale alberato. Al mio ritorno, ad aspettarmi davanti a casa, c'era una nube di polvere causata da due ruspe enormi. La metà degli alberi non c'era più. Questo mi ha fatto riflettere molto. Una nuova metropolitana, certo, è un progetto che può giovare moltissimo alla popolazione milanese. Ma perché proprio qui? Perché inquinare una delle poche vie di Milano alberate? Ci avete mai pensato a quanti anni hanno questi alberi? Ammetto di aver scritto questa lettera un po' troppo tardi, perché ormai quasi tutti gli alberi sono scomparsi. Ma infatti ho detto quasi. L'albero di fronte alla finestra di casa mia è ancora intero. Non so esattamente per quanto tempo. I miei genitori dicono che si tratta di giorni. Ma io sono fiduciosa. Quest'albero ha un valore affettivo speciale per me e i miei fratellini. Ogni volta che devo riflettere o pensare, mi metto fuori dalla finestra e osservo le mille foglie che lo ricoprono. Quando mio fratello era piccolo, mi mettevo sempre con lui sul balcone, lo cullavo cantandogli una canzoncina e facendogli vedere quest'albero. E poi lui si addormentava. Non so se ascolterete la mia richiesta, ma se state leggendo questa lettera attaccata all'albero, unitevi a me in questa protesta, al fine di fare in modo che quest'albero resti come simbolo di via Foppa, una via che un tempo era bellissima. Oh.